Io credo che la mattina... Una minaccia. Potrebbe, perché no? Potrebbe. Ma vedo che la professoressa Acquario mi guarda e mi fulminerà se mai dovessi superare il tempo stabilito. La sua regia, come avete visto oggi, è perfetta. Allora, no, una considerazione. La mattina, l'ho detto prima, lo ridico adesso. La mattina di oggi è stata molto intensa, nel senso carica di cose, e molto impegnativa, nel senso che ci pone domande che non possiamo facilmente eludere. Non usciamo da qui a cuor leggero. Ho detto che è stata impegnativa, intensa dal punto di vista emotivo e intellettuale, e poi ho detto però forse le due cose non sono separabili. Ecco, io credo che il nostro grande problema sia connettere i due piani, l'intelligenza emotiva e l'intelligenza razionale. Dico una cosa banale per chi si occupa, come credo molti di voi, di psicologia nei propri corsi di studi, ma in realtà non è affatto scontata. E quando dico intelligenza emotiva non intendo dire commuoversi di fronte alle fotografie della tragedia. Io sono d'accordissimo con Monsignor Zuppi che assistiamo non solo a una volgarità, ma addirittura a una pornografia delle immagini. Vedete, fuori da qui c'è una mostra sulla Shoah, dove si vedono i corpi, dove si vedono le vittime. Ma è una mostra del 1955. Era la prima volta che in Italia si vedevano quelle immagini. Quella mostra è servita per dire agli italiani: è successa davvero quella cosa là. Oggi io faccio moltissime conferenze sulla Shoah, non faccio mai vedere una foto. Non serve, è sbagliato. Perché devo violare l'intimità delle vittime? Quindi l'emotività suscitata da un'immagine o suscitata da qualsiasi altra cosa è importante se possiamo viverla intensamente. Oggi una fotografia tragica non la vivremmo più intensamente, perché ne abbiamo viste troppe, perché la televisione ce ne fa vedere continuamente e perché esiste un genere cinematografico che si chiama splatter, che è in grado di competere con tutte le tragedie del mondo. E siccome io le fotografie non le vedo dal vero, ma vedo appunto delle fotografie, chi mi dice che siano vere o non vere? Me lo può dire solo la mia coscienza se sono entrato nel problema. Cioè se in quel momento entro in rapporto con la materia. E questo è quello che è successo stamattina. Siamo entrati in rapporto con la materia, le immagini strettamente necessarie, niente di più, niente di meno. L'emotività è pericolosissima, perché l'emotività può anche portarci su strade sbagliate. Deve essere sempre accompagnata da una dimensione razionale. Vi faccio un esempio. Nel 1994 vengono ritrovati negli archivi di Washington i filmati girati dalle truppe americane durante la campagna d'Italia. Guerra in Italia, le truppe americane risalgono la penisola combattendo contro i tedeschi e hanno al seguito dei registi che fanno dei filmati. Filmati per lo più in bianco e nero, per lo più muti. 1994, la RAI decide di trasmetterli, senza commento, senza niente, perché tanto sono veri, sono autentici, dicevano loro. E a un certo punto si vede un civile con la camicia lacera che viene sbattuto da due persone apparentemente in uniforme contro un albero e ucciso con una raffica di mitra. Noi spettatori siamo tutti dalla parte di quell'uomo, no? È la vittima. Peccato che fosse un criminale fascista che sulla base della legge di guerra, appena catturato, è stato ucciso sul posto. Cioè, questo non diminuisce naturalmente la nostra pietà verso la vittima, però produce un ribaltamento. Quello che storicamente è il carnefice diventa vittima nella nostra impressione emotiva. Questo produce un cortocircuito della conoscenza, che non vuol dire che facciamo male a impietosirci per lui, ci mancherebbe altro. È anche lui vittima dell'apparato ideologico del quale ha fatto parte, che poi alla fine l'ha portato ad essere ucciso in una situazione di guerra. Ma ci impedisce di entrare con la dovuta lucidità nella dimensione della conoscenza storica, e quindi nella dimensione di quel grande tema della giustizia che abbiamo detto. Se noi condannassimo a morte uno dei carnefici dell'Argentina della dittatura di Videla, cambierebbe qualcosa dal punto di vista della nostra conoscenza del passato? Assolutamente no. Non è questo il punto. Il punto è mettere sempre in relazione la dimensione emotiva, perché tutti noi stessi dobbiamo essere coinvolti in questioni tanto importanti, tanto rilevanti, con la percezione e la comprensione razionale di ciò che è accaduto o di ciò che sta accadendo.
Probabilmente i giusti, di cui si è parlato oggi, sono esattamente questo punto d'incontro. Ci sono alcune testimonianze di giusti che dicono che hanno agito non perché coraggiosi, non perché consapevoli della gravità dei crimini dei regimi fascisti o altro, ma che hanno agito perché non avrebbero più avuto, non sarebbero stati più loro stessi se non si fossero ribellati a un'ingiustizia tanto grande, in un modo o nell'altro. È troppo poco? No, non è troppo poco, è tutto. Questo mette in connessione la nostra potenza emotiva con la nostra capacità di comprensione e ci mette in condizione di distinguere il bene dal male, che è il grande tema. Perché quando parliamo di bene e male, parliamo di qualcosa che ci riguarda. Noi italiani siamo stati fascisti. Naturalmente questo fa arrabbiare alcuni, ma non è vero, c'è stata un'Italia antifascista, d'accordissimo. L'Italia aveva 42 milioni di abitanti. Gli antifascisti condannati dal Tribunale Speciale Fascista perché antifascisti sono stati meno di 6.000. Ci sono state 3.000 persone uccise dallo squadrismo fascista, facciamo 8.000, 9.000. Poi ci sono un po' di espatriati per motivi politici. Parliamo di cifre insignificanti rispetto ai 40 milioni di italiani. Ora, questi 40 milioni di italiani non erano tutti convinti fascisti, ma hanno accettato passivamente, ob torto collo, contro voglia, perché erano antifascisti e vedevano quello che accadeva e non potevano fare altro. E qui non esistono scorciatoie di fronte alla presa d'atto di questo fatto. Non esiste l'alibi, ma mio nonno era antifascista. Mio nonno era antifascista e ha subito... Ma cosa c'entra? Noi condividiamo questa società. È una società che ha accolto quella campagna ideologica, l'ha fatta sua e l'ha praticata. Per cui sembra oggi che tutto ciò che riguarda la politica sia traffico di interesse o basso compromesso. Ma c'è un'altra cosa. La mediazione politica. La mediazione politica non è basso compromesso. Io rinuncio a qualcosa, tu rinunci a qualcosa, ci mettiamo d'accordo. No, la mediazione politica è la costruzione di una ipotesi terza rispetto alle nostre due di partenza. È creativa, se non è creativa non c'è. Allora noi dobbiamo tutti questi ragionamenti e riflessioni metterli in una dimensione sociale che diventa politica, e cioè diventa luogo di uno scambio costruttivo, in cui i conflitti sono luogo di confronto tra diversi per la costruzione di ipotesi, di soluzioni, di alternative terze. Altrimenti tutto questo non conta. Ci diceva con dolore stamattina, si può fare qualcosa, cosa si può fare? Io rispondo con quello che ha detto il Vescovo, si può fare qualcosa, si può fare qualcosa. Bisogna avere fiducia, non con ingenuità, nessuno di noi è ingenuo. Bisogna avere fiducia, bisogna avere fiducia. Questo passato che abbiamo, di cui abbiamo parlato tanto oggi, ce lo dice. È un passato che ha avuto tante possibilità aperte, ce lo dimostrano i giusti. I giusti hanno fatto, in una situazione in cui sembrava impossibile qualunque alternativa, hanno fatto la cosa giusta. È sempre possibile agire positivamente. Il futuro è possibile se abbiamo fiducia e se siamo consapevoli di tutto questo.